Radio Radicale, siamo in uno spazio consueto di approfondimento con il bandolo e con la Fondazione CERME, la nostra emittente, per ovviamente discutere insieme della notizia che caratterizza tutti i media nazionali e internazionali, ovvero la fine, la morte di Silvio Berlusconi. In questo spazio proveremo a fare i conti con quella che viene definita da molti, su cui si dibatte la sua eredità politica. Noi, in particolare, anche per il taglio che diamo a questa rubrica, rifletteremo anche su quelle che sono state le riforme mancate o colte da parte del Cavaliere, così come della sua eredità politica, intesa anche come quello che fu, insomma, la promessa di una riforma liberale che forse in Italia non è mai davvero arrivata. Per discutere di tutto questo, ovviamente c'è qui con me, come di consueto, Fabio Pammolli, economista, presidente del comitato scientifico della Fondazione CERM e CED del comitato di investimenti InvestEU. Ben trovato, Fabio. Ciao, buongiorno. È un piacere avere qui con noi, davvero, bentornata su Radio Radicale, Stefania Craxi, senatrice e ovviamente anche molto legata alla figura di Silvio Berlusconi, come sapete, poi ne discuteremo in questa nostra puntata. Bentrovata. Grazie, bentrovate come al solito a voi. E c'è anche Federico Fubini, editorialista del Corriere della Sera, bentornato. Grazie dell'invito. Io, se siete d'accordo, partirei proprio in qualche modo dalla cronaca di queste ore con Fubini, perché appunto si sta dicendo e si è detto di tutto di più del Cavaliere durante la sua vita e diciamo forse era anche scontato che succedesse anche dopo la sua scomparsa o anche nelle ore che hanno caratterizzato questa continua cronaca a reti unificate, che sia giusto o sia sbagliato, così, così è. Una figura che per molti è stata imprescindibile, per altri diciamo molto detestata, sicuramente in qualche modo difficile da ignorare. Noi ci concentriamo sulla portata politica, ovviamente, della figura di Silvio Berlusconi, così come alcuni fanno notare anche che il tema dei funerali di Stato, che per la verità erano dovuti, così come il lutto, sono di nuovo elementi che hanno suscitato una certa discussione anche piuttosto animata. Quale, diciamo, da quale filo vogliamo provare a dipanare questo bandolo? Ma in fondo non è sorprendente che un uomo che ha avuto una vita teatrale, una vita legata allo spettacolo, anche quando non si occupava di spettacolo, abbia avuto anche un'uscita di scena che è stata altrettanto teatrale. Un aspetto che mi ha colpito molto dei funerali di ieri è stato proprio la teatralità, e come sempre succede nei contesti teatrali, con tante persone a cercare di vedere e interpretare quello che facevano poche persone. Cosa ci dice questo di Berlusconi, o cosa ci dice questo, forse più interessante, dell'Italia che lascia e delle conseguenze della sua uscita di scena? Ma ci dice che siamo passati abbastanza rapidamente dalla famosa battuta che Giorgia Meloni fece durante le prime fasi di formazione del governo: io non sono ricattabile, alla battuta che ha fatto ieri: ti renderemo orgoglioso. Dunque, da un momento di forte scontro e anche di giudizio sull'operato di Berlusconi, in quel io non sono ricattabile, al tentativo di raccoglierne l'eredità politica. Questo, diciamo, è il primo spunto. E rispetto anche alla conflittualità che, come sempre, diciamo, si riserva personalità di questo calibro, e decisamente per una personalità, una persona, una figura politica che sia a livello imprenditoriale che politico ha caratterizzato un trentennio. Come ne esce l'Italia da questa? Io personalmente penso una cosa, poi la rimetto anche alla discussione di quest'oggi, che comunque la si pensi, nel bene e nel male, c'è forse un aspetto che andrebbe analizzato a fondo quando si parla della scomparsa di un uomo come Berlusconi.
che di fatto anche con diciamo, le elezioni perse, poi rivinte, poi riperse, poi rivinte, Berlusconi abbandona la vita terrena di fatto in qualche modo imbattuto politicamente. Questo per alcuni è molto difficile da mandare giù perché esige poi una, diciamo, un'elaborazione più grande. Per altri invece ha necessità di essere elaborata anche forse per la sua parte politica, per un centrodestra che è chiaramente anche in fermento e immagino un momento di riflessione, di conta, di capacità anche di capire quel suo partito, che fine farà. Fubini, questo in particolare, poi continuiamo il giro. Ma guarda Valeria, io diciamo non credo molto al giornalismo come specchio studio del potere, credo al giornalismo come specchio studio della realtà. Dunque partirei dalla realtà e la realtà, e credo su questo un'analisi che trova tutti d'accordo, è quella di un declino economico e sociale dell'Italia negli ultimi 20 o 30 anni molto pronunciato. Se noi siamo d'accordo che Berlusconi è stata una figura importante di questi ultimi 20 o 30 anni, 30 anni, dobbiamo anche accettare che ha avuto una responsabilità importante, sicuramente non esclusiva, in questo declino. Poi dopo, come dire, questa affermazione che è molto generale, andrebbe come dire, riempita di contenuti molto più specifici, oppure dobbiamo dirci che è stato irrilevante e non è riuscito ad avere nessun effetto, anche questo per una personalità politica che ha vinto, tre elezioni, diciamo, è un giudizio. Dunque, Ci sono gli onori ed oneri e poi sono le cose positive, le cose, diciamo, e gli indicatori a mio che evidenziano avviso, il che bilancio, diciamo. Il bilancio di Berlusconi come uomo di potere non può essere migliore del bilancio dell'Italia negli ultimi 25 o 30 allora, io mi anni. manterrei su questo filone, poi ovviamente do la parola a Stefania Craxi per anche per avere, diciamo, un quadro politico, anche la sua visione, la figura di Berlusconi, anche chiederle poi anche i rapporti con la sua famiglia di un'altra figura importante come quella di Bettino Craxi. Ma Pamolli, appunto, Fubini tocca un tema. Se Berlusconi è stato ed è e sarà ricordato come una figura imprescindibile negli ultimi 30 anni di storia italiana, bene, ci sono anche degli indicatori che, indipendentemente dal giudizio politico, etico, sociale che se ne ha, che ci indicano che il nostro paese negli ultimi 30 anni non è andato bene, ovviamente non solo per colpa di Berlusconi o per merito di Berlusconi, a seconda di come la si veda, però indubbiamente ci sono stati dei protagonisti importanti di queste stagioni politiche e l'Italia non è mai riuscita a sbloccare degli elementi che oggi pesano enormemente. Un tuo parere su questo? Ma allora, innanzitutto direi che siamo nella fase in cui inizia a essere possibile ricapitolare, cioè si avvia una fase che dovrebbe essere, me lo auguro, di riflessione, di ricapitolazione. Diciamo, Flaiano, aveva questa espressione che a me piace molto, non faccio progetti, se non per il passato. Cioè a dire che diciamo, il passato mappa sul presente e ci consente di fare anche qualche esercizio, diciamo, di controfattuale, come avrebbe potuto essere il presente se si fossero realizzate appieno alcune traiettorie o come avrebbe potuto essere il presente se non se ne fossero avviate delle altre. Allora io credo che da un lato dobbiamo ricordare il 1992 e dobbiamo ricordare il 1993, quindi l'Italia entra in una fase di transizione istituzionale, di ridefinizione dei pesi, delle diverse funzioni dello Stato e dei diversi poteri dello Stato con una serie di eventi che sono ricapitolati anche in un libricino che avevamo curato con i colleghi di Porto e Piana. E parlavano proprio della 421 del 92, che fu poi la legge attraverso la quale si dette una risposta al momento di grande crisi economica e istituzionale del paese. E allora,
Questo è il punto nel quale si innesta l'ingresso in campo di Berlusconi. Allora, un primo elemento è quali anomalie avevano segnato l'evoluzione del paese fino a quel momento. Io continuo a pensare che una grave anomalia fosse stata, diciamo, se accettate così questa semplificazione, quello che accade in Francia nel 76 e quello che accade in Italia nel 76, cioè nel 76. In Francia Mitterrand sconfigge Marché e dà un peso molto forte al Partito Socialista rispetto al Partito Comunista francese. Il 76 è l'anno della, come dire, della maggiore espansione del Partito Comunista italiano. E allora, questo determina una serie di conseguenze che poi portano agli anni 80 e portano tentativo di Craxi di determinare un assetto diverso, naturalmente con una politica economica che essa stessa è stata oggetto di analisi e di valutazioni di segno diverso, ma che è una politica degli anni Ottanta. Questo forse rimarrà un po' un tratto di Berlusconi, cioè se Berlusconi ha una responsabilità in politica economica, a mio avviso è stata quella di vedere la politica economica ancora con gli occhi degli anni Ottanta. E questo è stato un elemento che non sempre lo ha aiutato. Allo stesso tempo, alcune ultime considerazioni. Il primo punto è effettivamente una riflessione che andrà fatta. Noi abbiamo avuto dopo Madrid, quindi dopo il 1995, il governo Dini, un impegno italiano a una politica fiscale. Non di austerity, ma una politica fiscale prudente perché l'Italia iniziò a beneficiare della diminuzione dei tassi che era stata preparata dall'annuncio dell'ingresso nell'euro. E da questo punto di vista, soprattutto il post 2007-2008 è stata un'occasione perduta perché l'Italia in realtà, se avesse utilizzato quello spazio fiscale che si era creato rispetto alla situazione precedente, grazie all'abbattimento dei tassi di interesse per mettere ordine nella spesa pubblica, avrebbe avuto un sentiero di sostenibilità diverso. Qui c'è un punto. A un certo punto del percorso si ha una disarticolazione del rapporto tra Ministero dell'Economia e Ministeri di Spesa negli esecutivi Berlusconi, che porta alcune linee di spesa pubblica a crescere in maniera molto sostenuta. E anche con delle forti tensioni tra il Ministro dell'Economia e il Presidente del Consiglio, che ricordiamo abbastanza nitidamente. Quindi diciamo, io non credo che sia oggi e neanche sarà semplice dare un giudizio univoco. Credo però che si debba dare una lettura che tiene conto del fatto che Berlusconi ha trasformato in maniera, credo, irreversibile il rapporto tra società civile, Stato e politica, diciamo, e politica. E anche condotto un'operazione che oggi, proprio con le dichiarazioni di Giorgia Meloni, a mio avviso apprezziamo meglio, che è stata quella, con fatiche, contraddizioni, tensioni, di però recuperare le destre e il centro dopo gli eventi del 1992. E questo credo che sia un elemento che è destinato a rimanere come lascito della propria azione, oltre che questa istanza di forte semplificazione dello spazio pubblico, che ha trovato qualche. Quindi, diciamo, alcuni aspetti delle politiche economiche probabilmente col senno del poi avrebbero potuto essere di segno diverso. Soprattutto per un austero come me, ma allo stesso tempo dobbiamo dare una lettura che è una lettura di carattere storico, che non è possibile diciamo, svolgere se non contestualizzando in quegli anni l'azione di governo di Berlusconi. Intanto ci sta raggiungendo anche Claudio Cerasa, direttore del Foglio. Stefania Craxi, che ha ascoltato insomma, queste due analisi di stampo diverso e che, come dire, in qualche modo descrive bene anche no, la pluralità di posizioni che si hanno su un
persona che per la famiglia Craxi, per Stefania Craxi è stata evidentemente molto importante, ma che appunto per la complessità e anche la varietà di cose che Berlusconi ha fatto, insomma, ognuno può, come dire, pescare dal mazzo quello che più in qualche modo preferisce o che ritiene che sia più importante. Stefania Craxi. Io credo che quando scompaiono queste grandi personalità, ed è indubitabile che Berlusconi sia stato una grande personalità che ha segnato gli ultimi 30 anni della nostra vita politica nazionale e non solo, non sia giusto né che siano consegnate o dipinte attraverso una geografia, ma neanche che vengano denigrate o peggio abbandonate alla mistificazione. Io credo che bisogna utilizzare la bilancia di Nubi, la bilancia egiziana della giustizia, quindi mettere su un piatto le cose buone fatte e gli errori eventualmente commessi. Credo che questa bilancia, alla fine la storia dirà, pesi più dalla parte delle tante cose buone fatte per il paese da Berlusconi, perché non c'è solamente l'impatto sul sistema politico, il tentativo anche di riordinarlo, ma insomma lui è una persona che ha dato in questo paese posti di lavoro, che ha consentito la piccola e media impresa di crescere attraverso le sue televisioni, cioè le cose fatte da Berlusconi sono tantissime. Io sono assolutamente d'accordo con Fubini quando legge gli ultimi 30 anni della vita italiana, politica, civile e sociale come un lento declino, assolutamente sì, però bisogna anche vedere cosa è successo ormai quasi 35 anni fa. È stato distrutto un sistema politico per effetto della globalizzazione, ovvero di quel grande scontro tra il potere della finanza e dell'economia versus il primato della politica. La politica perde. Quindi Berlusconi da un lato eredita un sistema politico a pezzi, dall'altro vince su quell'onda dell'antipolitica che però erano stati altri ad alzare. Quindi indubbiamente ha delle responsabilità, come tutti nella vita hanno responsabilità, una vita senza errori è una vita falsa o vuota, quindi errori li compiono tutti. Detto questo, ripeto, io penso che alla fine il bilancio di quest'uomo è un bilancio positivo, l'abbiamo visto anche nell'affetto di tanti italiani e tante italiane. Guarda, io sono stata al funerale ieri, per me è stato un giorno difficile perché, come lei ha detto, è scomparso un pezzo della mia vita. E, insomma, anche questo è una cosa che conta. Dopodiché bisogna anche cominciare in un sistema democratico a valutare che le scelte degli italiani non sono scelte che non dobbiamo tenere in considerazione o pensare che siano scelte italiane e sono scelte sbagliate. Gli italiani più e più di una volta hanno scelto di affidarsi a Berlusconi. Anche questo è un punto che volevo riprendere e poi... anche questo è un tema. Cioè dopodiché, il tema di un uomo che se ne va dalla vita terrena, che in qualche modo al di là poi delle... la sconfitta di Berlusconi però poi è risalito in sella finché poi nel 2011 allora la sconfitta di Fred è stato accompagnato alla porta, no? Però la sconfitta di Berlusconi come quella di Craxi non è stata ottenuta per via politica, è stata ottenuta con altri mezzi, esattamente questo è un tema, però anche questo è un tema. Dopodiché dici l'eredità di Berlusconi, ma guardi, è vero che non c'è per esempio stato un partito socialista dopo Craxi, però per esempio è vero che c'è stato un partito gollista dopo De Gaulle. Io ritengo che Forza Italia sia uno spazio politico, è uno spazio politico che esiste nel centrodestra, sbaglierebbe chi pensa di poterlo ereditare a sinistra, perché quello non è un elettorato che vota questa sinistra, compreso quello socialista, se mi si consente. E sbaglierebbe anche chi pensa che sia sufficiente un'annessione da parte di uno dei grandi partiti del centrodestra. Tra l'altro questo tiene anche porta così anche un tema europeo, prossimo europeo. Io penso, peraltro, ma io penso che sta nella responsabilità dei dirigenti di questo partito. E bisogna essere all'altezza di un lascito che esiste. Perché chiunque si voglia avventurare sulla strada del liberalismo e del riformismo, i conti con l'ascito di Berlusconi li dovrà fare. Sono le due grandi culture che Berlusconi eredita dalla Prima Repubblica e quindi è un lascito politico con cui i conti vanno fatti.
Grazie Stefania Craxi. Claudio Cerasi, intanto ben trovato. Appunto, stiamo cercando di fare i conti con quello che è l'ascito politico di Berlusconi. I giudizi sono stati, diciamo, diversi, anche perché c'è chi ha avuto, anche come Stefania Craxi, una esperienza anche familiare importante, una vicinanza politica importante. E però appunto noi conosciamo un paese che continua ad avere grossi nodi ancora da risolvere, nonostante quella che fu la grande promessa di Berlusconi della cosiddetta rivoluzione liberale, che poi è stata, insomma, forse una rivoluzione mancata. Dicevamo poco fa che Berlusconi va via in qualche modo un po' imbattuto, forse c'è stato poi un lungo declino di Forza Italia, però di fatto elettoralmente imbattuto. Sei d'accordo con questo? E ovviamente un tuo parere anche rispetto al personaggio e anche a quello che stiamo vedendo in queste ore? Ma allora, sul futuro, diciamo, del partito che ha fondato Berlusconi è molto complicato ragionare. Ci sono, secondo me, quattro scenari. Scenario della gestione ordinaria in attesa della scomparsa del partito, con un personaggio autorevole ma non carismatico come Antonio Tajani, per esempio, la guida del partito. C'è uno scenario di opostile da parte di qualcuno, come potrebbe essere Matteo Renzi. C'è uno scenario di federazione con un'altra realtà politica come la Lega, e poi, perché io vedo quella come scenario, non una federazione con Fratelli d'Italia, e poi infine c'è la possibilità che il brand Berlusconi riviva sotto mentite spoglie, cioè attraverso un altro Berlusconi che, chi lo sa, in una ipotesi remota potrebbe essere messo alla guida. Qualcuno tiferebbe Marina Berlusconi, però pare che lei non ne voglia sapere. Però, io, se dovessi puntare su un Berlusconi, punterei sul più giovane, su Luigi, ma è una, diciamo, è una scommessa. Diciamo, ci sono le stesse probabilità che aveva l'Inter di vincere la finale di Champions con Manchester City. E rispetto invece all'eredità politica di Berlusconi, credo che il tema sia stato un po' ignorato in questi giorni, e coincide con una parola che spesso non viene collegata alla storia di Berlusconi, che è la trasversalità. Perché Berlusconi è stato divisivo, evidentemente, ha alimentato il bipolarismo, ha alimentato la competizione tra i partiti, ha alimentato la concorrenza tra le forze politiche, ma per una lunga fase della sua vita ha anche immesso nel sistema politico, nel dibattito pubblico, una serie di temi trasversali, che sono quelli con cui la destra a poco ha sottratto argomenti di buonsenso alla sinistra. Ne cito uno per tutti, visto che sono le ore in cui si discute anche di questo tema: la giustizia. La giustizia era inizialmente il simbolo massimo, uno dei simboli massimi del conflitto di interesse di Berlusconi. Scende in campo in politica perché vuole difendersi dai magistrati. Nel corso della sua vita, Berlusconi ha dimostrato che la sua libertà coincideva con la libertà dell'Italia su quel fronte, e aver combattuto contro una magistratura d'assalto che lo ha perseguitato, che ha cercato di utilizzare mezzi impropri per limitare la sua libertà, è diventata non solo la battaglia di Berlusconi, ma la battaglia di un pezzo stramaggioritario del paese. E quindi quella battaglia divisiva è diventata una battaglia trasversale, al punto che oggi i partiti che devono andare contro le riforme che il ministro Nordio sta portando avanti in tema di garantismo sono un po' in imbarazzo nel dire che essere garantisti è di destra, perché essere garantisti non è di destra, l'hanno fatto diventare qualcosa di destra. Quindi questo è un punto. E poi ci sono altre questioni trasversali, come la necessità da parte dei partiti cosiddetti moderati di non mettere in discussione l'appartenenza all'Europa, l'appartenenza all'euro, l'appartenenza alla NATO, la collocazione internazionale, e anche la volontà di portare avanti riforme finalizzate a rafforzare le istituzioni. C'è una trasversalità nell'ascito politico di Berlusconi che forse è l'elemento più interessante della sua storia, che caratterizza anche un altro tratto un po' controcorrente che sul Foglio abbiamo raccontato in questi giorni, che è il suo antipopulismo su alcuni fronti, come per esempio la giustizia. Berlusconi è stato un populista per molte ragioni? Sì, lo è stato. Ma se
accettiamo il fatto che il populismo più pericoloso che ha l'Italia è il populismo giudiziario, che tende a trasformare su alcuni aspetti il nostro paese in uno stato, diciamo, teocratico, guidato da una magistratura talebana, dobbiamo anche accettare il fatto che opporsi a quella forma di populismo è il massimo dell'antipopulismo. E quindi tutti coloro che hanno trasformato Berlusconi in un formidabile populista dovrebbero chiedersi se anche l'antiberlusconismo non abbia contenuto un altissimo tasso di populismo. E di fronte a questa riflessione dovrebbero chiedersi anche cosa non regalare alla destra per evitare che le battaglie berlusconiane trasversali diventino soltanto un patrimonio della destra. Grazie Cerasa. Fabio Pamolli, ricominciamo un attimo l'ultimo giro. Io credo che personalità come quella di Berlusconi, e non perché Stefania è qui, forte è per me il collegamento con suo papà, sono personalità che aprono delle macro traiettorie e che e diventano dei punti di catalisi, di evoluzione, che hanno poi dei percorsi, per quello citavo Flaiano prima, hanno poi dei percorsi che si realizzano in parte, si realizzano con un ritardo, ma questo è il punto che va considerato, e va considerato rispetto al ruolo che questa personalità ha avuto nel governare un recupero del centrodestra. Ricordiamoci dove stava Alleanza Nazionale prima di Fiuggi, e valutiamo che cosa sta adesso cercando di compiere Meloni con una riorganizzazione del posizionamento del proprio partito. Ricordiamoci che alla fine Berlusconi, si è accettata la provocazione, ha messo insieme Gianni Baget Bozzo e Miglio. Queste sono istanze che non trovano una composizione coerente al tempo zero, perché è chiaro che trovare... È stato anche colui che già con le televisioni, ma anche dopo, ha fatto una sorta di nemesi della tradizione democristiana, nel senso, noi eravamo abituati a un paese di Berlusconi fondamentalmente. Tra l'altro, Valeria, la cosa che a me colpisce è che una tradizione taleban ortopedica, perché poi partiva da un'istanza ortopedica e poi si è trasformata in un movimento talebano, e di fatto imputi le contraddizioni di una fase storica all'individuo che in quella fase storica si trova a dover svolgere una funzione. È ovvio che quell'individuo assorbe su di sé e probabilmente in alcuni casi riproduce delle contraddizioni di quella fase. Ma poi da lì ad arrivare a dire che le contraddizioni di quella fase sono causate da quell'individuo, per lo più per motivazioni extrapolitiche, diventa una narrazione, diciamo, distorsiva, che nulla ci aiuta nella comprensione di quelle macro traiettorie. Negare che Berlusconi sia stato il catalizzatore di una trasformazione che ancora deve dispiegare le proprie conseguenze sarebbe un errore, proprio anche da parte di coloro che credono di poterlo combattere. Volevo fare una domanda a Cerasa prima che ci saluti, e poi a Stefania Craxi. Io qui uso le parole di Pannella indebitamente, però forse è una sintesi utile, perché molto spesso, anche affettuosamente, parlando del centrodestra, così come della figura di Berlusconi, Pannella usava questa frase, cioè i capaci di tutto contro i buoni a nulla, no? Contrapponendo Cerasa, ecco, in qualche modo Berlusconi è stato un capace di tutto nell'accezione positiva e negativa del termine, oppure no? Beh, Berlusconi è stato di buona nulla, devo dire. È stato certamente capace di tutto, ma è stato anche incapace a fare molto, perché dal punto di vista culturale ed anche economico, il modo in cui Berlusconi ha innovato i settori all'interno dei quali si è applicato è oggettivo. La concorrenza in televisione l'ha portata lui, e diversi elementi di dibattito sono stati introdotti nel nostro paese con forza e con legittimità grazie alla sua azione. Viceversa, se dobbiamo valutare l'azione di governo, lì è stato capace di poco, perché mai come nessuno come Berlusconi ha avuto la possibilità di fare tutto.
con un potere enorme, con una forza pazzesca, con una legittimazione popolare unica, ha avuto tanti nemici, sì, li ha avuti, ma dal punto di vista delle grandi riforme liberali, dal punto di vista delle grandi riforme istituzionali, dal punto di vista delle grandi riforme legate anche al settore della giustizia, non è riuscito a fare quasi nulla. Quindi questo purtroppo è un dato oggettivo che va annotato all'interno di una cornice dove però il berlusconismo è stato un modo molto molto forte per rompere alcune consuetudini e questa è una eredità oggettiva del berlusconismo. Grazie Claudio Cerasa, direttore del Grazie Borgo. A voi, grazie a voi. Stefania Craxi, appunto, in chiusura, appunto, ripropongo questa frase: un capace di tutto in mezzo a un buon e a nulla, anche diciamo forse appunto un capace di portare delle questioni all'eccesso. Qualche dire una cosa. È vero, come dice Cerasa, che alcuni temi una volta tradizionalmente cari alla sinistra si sono trasferiti nel centrodestra. Sì, ma questo è anche per effetto del fatto che dal 94, grazie a Silvio Berlusconi, che fece un grande richiamo all'elettorato di quei partiti che venivano distrutti in quel momento, l'elettorato del pentapartito si è trasferito nel centrodestra, compresi i socialisti, perché si continua a parlare dello sdoganamento di Berlusconi della destra. Berlusconi a noi socialisti ha ridato dignità, ha dato spazi di agibilità politica, ha affiancato la mia battaglia di libertà dal primo momento e l'ha fatta sua, ha introiettato la figura di Craxi nel centrodestra. Quindi quando si dice la destra, è mica tanto la destra, perché quell'elettorato non è mica tutto un elettorato di destra, c'è un pezzo di sinistra in quell'elettorato, c'è un pezzo di Democrazia Cristiana in quell'elettorato. Quindi insomma, forse le analisi andrebbero fatte un pochino più a fondo, io credo. L'ultima cosa che mi sento di dire è che Silvio Berlusconi ha fatto parte della mia vita, della mia famiglia, e la mia, essendo una famiglia politica, la famiglia, la vita e la politica sono sempre state indistricabili, e quindi ha fatto parte della mia vita familiare e anche della mia vita politica, perché quando ho capito che la rivalutazione di Craxi passava attraverso la politica, io ho trovato Silvio Berlusconi a tendermi una mano. E grazie davvero a Stefania Craxi per essere stata con noi, per averci aiutato a ricostruire o comunque a tirare questo filo di un bandolo che è davvero intricato. Normalmente lo facciamo sui temi, a volte anche sulle persone, era ovvio che lo facessimo anche su Silvio Berlusconi. Grazie ancora, avete ascoltato anche Federico Fubini del Corriere della Sera, il direttore del Foglio Claudio Cerasa, e qui con me Fabio Pammolli, l'economista, e noi con il bandolo ci ritroveremo stesso posto, stessa ora, qui su Radio Radicale anche la prossima settimana. Grazie ancora.